Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Toglierion e oggi in questo video un po' così casareccio siamo qui per parlare ancora di Napoli. Oggi voglio commentare un po' un paio di cose, delle notizie di mercato dell'ultima ora e un'altra cosa che mi ha fatto un po' così, mi ha un pochino deluso, però prima di cominciare vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, ragazzi, che è totalmente gratis, e poi attivate anche la campanella, mi raccomando. Piccola premessa: se sentite dei rumori di sottofondo, c'ho il ventilatore acceso perché, ragazzi, si schiatta di caldo, e poi potreste sentire anche dei rumori per strada, ecco, perché, ripeto, fa caldo. Allora, ragazzi, voglio cominciare parlando di Bruscolotti, perché, come ben sapete, o meglio, se non lo sapete, ve lo dico adesso, pare, e ripeto, pare, che Bruscolotti abbia attaccato Di Lorenzo. Che è successo? Ieri un account chiamato Giuseppe Bruscolotti Napoli, se ricordo bene, ha caricato due storie su Instagram dove c'era scritto questo. Ed era riferito a Di Lorenzo, ovviamente, queste due storie. Se vuoi andare via, tira fuori le palle. Ti voglio ricordare che è andato via Maradona. Quindi, con tutto il rispetto, non ce ne frega un cazzo. Ti voglio ricordare che Maradona andò via da Napoli. Figurati quanto se ne frega la gente se tu vai via, fai presto. Allora, ragazzi, innanzitutto, premessa fondamentale. Io non so se questo è il profilo ufficiale di Bruscolotti. Io ho un piccolo dubbio, me lo tengo sempre, perché che io sappia, cioè, non ce lo vedo Bruscolotti fare, usare i social. Può essere pure che lui ce l'ha e magari delega a qualcuno la pubblicazione delle storie e dei contenuti, non lo so. Quindi magari ditemi voi nei commenti se sapete qualcosa in più, se effettivamente questo è il profilo ufficiale di Bruscolotti. Comunque, diamo per appurato che fosse vero. Ragazzi, queste sono dichiarazioni da tifoso medio, cioè io queste parole me le posso aspettare da un tifoso appunto medio. Vai via, non ce ne frega un cazzo, fai presto, vattene. Cioè, non sono parole che io mi aspetterei da comunque un personaggio importante come Bruscolotti, perché stiamo parlando, ragazzi, del capitano, stiamo parlando di Palefir, cioè di quella comunque bandiera, un personaggio importante nella storia del Napoli che ha giocato con Maradona e che ha vinto il primo storico scudetto. Non stiamo parlando di una persona presa a caso dalla strada, però queste parole nella forma mi sembrano proprio parole che direbbe un tifoso medio qualunque. Quindi, onestamente, se fosse vera questa cosa, Bruscolotti mi è un po' sceso in basso. Perché da una persona come lui, che ha comunque un appeal, ha un'importanza, ha una considerazione importante, non mi aspetto questo tipo di dichiarazioni. E poi voglio sempre premere sul tasto, che sto facendo da tempo. Io penso che oggi attaccare Di Lorenzo senza sapere la verità, penso che sia una cosa sbagliata e che sia soltanto un attacco gratuito verso il ragazzo. Perché io lo ripeto, noi non sappiamo qual è la verità, noi non sappiamo perché Di Lorenzo se ne vuole andare così di punto in bianco. Un giocatore che l'anno prima firma il rinnovo, un rinnovo che praticamente vuol dire mi ritiro qui, resto qui fino a fine carriera. Dopo un anno esatto, così di punto in bianco dice me ne voglio andare. Non è una cosa, diciamo, normale, cioè. Per essere successo questo vuol dire che qualcosa di grave è successo, e per me il motivo, ragazzi, non è un motivo economico, perché ve lo ripeto, Di Lorenzo l'anno scorso ha rinnovato un contratto che tra l'altro ha visto anche un aumento dello stipendio. Quindi il contratto, diciamo, lui vuole andare via per il contratto, io non credo proprio, perché l'ha firmato l'anno scorso. È un problema secondo me molto più grave, che va un po' più nel profondo. Io penso che la situazione sia tutta riconducibile a quella famosa volta in cui Anguissa e Juan Jesus lo hanno scavalcato e sono andati a chiedere l'annullamento del ritiro a Calzona. Io penso che in quel momento Di Lorenzo si sia sentito
diciamo, delegittimato come capitano, evidentemente avrà chiesto delle spiegazioni alla società, avrà chiesto magari un supporto, una difesa in qualità di capitano. Evidentemente questa difesa, questo supporto non c'è stata e quindi Di Lorenzo avrà pensato: io qui non vengo tutelato, non vengo considerato un capitano, non vengo, diciamo, non mi viene dato il giusto peso. E quindi decido di andare via. Secondo me è questa la cosa. Potrebbe essere successo qualcosa di ancora più grave. Magari ha perso la considerazione dello spogliatoio, non viene più visto come il capitano. Per me sono queste le dinamiche. Di certo non stiamo parlando di un problema legato al contratto. Quindi io, prima di sparare a zero su un ragazzo che fino a mo' non ha mai detto niente, si è dovuto sempre prendere la cacca addosso, specialmente quest'anno che è passato, ha dovuto fare specialmente quest'anno tanti lavori che non gli competevano, perché non ha dovuto fare soltanto il calciatore e il capitano, ma si è dovuto occupare anche di cose extracampo che non gli competevano, perché c'avevamo un certo Meluso che era un fantasma. Di Lorenzo è a Napoli dal 2019, lui è arrivato con Ancelotti e ha sempre fatto stagioni in crescendo che poi sono culminate con la stagione dello scudetto. Non ha mai detto una parola fuori posto, si è sempre stato zitto, non ha mai creato problemi o disagi alla squadra in questi anni. Se è arrivato a un punto tale da chiedere la cessione, vuol dire che qualcosa di molto grave è successo. Quindi io, finché non so la verità, non so cosa è successo davvero, mi rifiuto di andare ad attaccare questo ragazzo che è una brava persona e che è un ragazzo d'oro. Poi tutto il resto che mi viene detto, per quanto mi riguarda, sono cazzate, perché chi mi viene a dire che Di Lorenzo si rifiuta di andare in ritiro vuol dire che stai dicendo una cazzata, perché un giocatore non può rifiutare la convocazione in un ritiro. Poi stai andando contro il contratto, quindi puoi essere anche colpito dal punto di vista penale, puoi andare in tribunale per queste cose. Ragazzi, cioè, voi pensate veramente che Di Lorenzo si rifiuta di andare al ritiro? Dai, non cadiamo in queste trappole. Cioè, tutte queste voci che si stanno dicendo su Di Lorenzo, che non vuole andare in ritiro, che vuole andare solo alla Juventus, che tra l'altro tutte voci che arrivano sempre dalla stessa parte, cioè da Criscitiello, che sta ancora rosicando perché Conte non è andato al Milan. Queste sono tutte voci fatte ad hoc per mettere in cattiva luce Di Lorenzo. Questo è. Quindi, per me, questo attacco gratuito di Bruscolotti, se fosse veramente lui, lo ribadisco, è un attacco proprio meschino e che non mi aspetto da una persona importante come Bruscolotti. Ecco, qua proprio Bruscolotti con queste storie è stato proprio il rappresentante del tifoso medio napoletano, che non ragiona e che legge due o tre stronzate senza fare dei ragionamenti logici e dice: va vattene, tu sei una lota, sei scemo, sei strunz, non puoi giocare anche in Serie C. Questo è per me. Mi prenderò i dislike, fa niente, io dico quello che penso. Quindi, chiusa questa parentesi, parliamo di mercato. Allora, la vicenda Mario Hermoso sta andando avanti, stanno dicendo che Manna adesso settimana prossima riprenderà i contatti con l'intermediario e si cercherà di chiudere la trattativa la prossima settimana. Vediamo. È oggettivo comunque che questa trattativa sta durando più del previsto. È un parametro zero, però sappiamo, no? Le commissioni, il contratto, i bonus alla firma, per un parametro zero sono particolari. Vediamo e speriamo che si chiuda la prossima settimana. Io ripeto un po' quello che ho detto l'altra volta, cioè secondo me entro l'inizio del ritiro di Maro un altro difensore arriverà, così Conte può lavorare con due terzi della difesa titolare, quindi Rachmani e magari l'Hermoso, e poi c'è Rafa Marin che prossima settimana farà le visite mediche e quindi verrà ufficializzato. Tu in questo modo puoi già lavorare su due terzi della difesa titolare, cominci quindi già a creare le intese, i meccanismi, gli automatismi, in attesa poi che arrivi il terzo giocatore, che dovrebbe essere Buongiorno, che dovrebbe, a detta di tutti, dovrebbe arrivare dopo l'Europeo. Il fatto è che Buongiorno, ragazzi, cioè, non sta manco giocando l'Europeo, quindi probabilmente Cairo si sperava che Buongiorno facesse qualche partita all'Europeo in modo tale da chiedere un po' di più.
ma gli sta andando male. E piccola parentesi sul Torino, si sta parlando di un Toro che diciamo, è in procinto di comprare un difensore centrale giovane. E questo potrebbe essere un mezzo indizio magari sulla cessione di Buongiorno? Potrebbe essere. Comunque, chiusa questa parentesi, vediamo se Hermoso verrà chiuso la prossima settimana. Ora, altre due notizie che riguardano Zanoli e Gaetano. Di Marzio ci ha detto che Zanoli è interessato, diciamo, c'è l'interessamento del Cagliari su Zanoli, non ci ha detto però se si tratta di un prestito o di una cessione definitiva. Io vi dico la verità, io Zanoli a questo punto lo cederei proprio, perché comunque tu con i movimenti di mercato che hai fatto nell'ultimo anno, comunque tu stai dimostrando di non puntarci tanto su questo ragazzo, perché tu comunque a gennaio hai comprato Mazzocchi e c'hai Di Lorenzo, lasciando stare quella cessione. Cioè, Zanoli prendendo Mazzocchi, tu a Zanoli praticamente gli hai chiuso la porta in faccia, quindi io direi che a questo punto basta anche prestiti e cediamolo. Cediamolo a titolo definitivo, così anche per il bene anche della sua carriera. Per quanto riguarda invece Gaetano, si sta parlando di Fiorentina e Parma, molto più Parma, dove c'è Pecchia, lo stesso Pecchia che a Cremona lo ha lanciato, diciamo, gli ha fatto fare un campionato di livello insieme a Fagioli. Quindi diciamo che Pecchia è un po' uno stimatore di Gaetano. E anche qui stessa cosa, ragazzi, c'è Gaetano. Allora, Gaetano rispetto a Zanoli c'ha la situazione liste, perché Gaetano è un prodotto del vivaio, come vi ho detto già tante volte. Però anche qui io ci penserei bene, cioè, sto ragazzo, vogliamo fargli fare una carriera intera di prestiti? Cioè, ci vuoi puntare, sì o no? Io credo che la cessione di Gaetano, se arriverà, arriverà dopo il ritiro di Di Maro. Io penso che Conte lo voglia valutare, perché tu comunque un Gaetano in un ipotetico 3-4-2-1 io ce lo vedo bene dietro le punte. Quindi io penso che Gaetano sarà una questione che si risolverà magari più in là. Conte secondo me lo valuterà durante Di Maro, magari se gli piace lo si tiene, però dandogli un po' di spazio, perché poi se tu lo tieni e gli fai fare scarsi 20-30 minuti in 3 mesi, cioè vuol dire che tu a sto ragazzo gli vuoi uccidere la carriera, perché sarebbe già la terza volta negli ultimi 4 anni, perché l'anno dello scudetto Gaetano ha giocato le briciole. L'anno scorso con Garcia qualche minutino l'ha fatto, poi a gennaio l'hai dato in prestito, quindi o lo si tiene e ci si punta, oppure anche qui cedilo, perché cioè, noi dobbiamo tener conto anche della carriera di sti ragazzi, cioè, questi non possono restare sempre nel limbo tra il prestito o il restare a giocare del briciole. Dobbiamo anche pensare al bene delle loro carriere. Quindi, chiuso l'argomento calciomercato, diciamo oggi non c'erano notizie molto incredibili. Ultimo argomento di cui voglio parlare, ragazzi, stamattina è arrivata l'ufficialità della Coppa d'Africa 2025. E ragazzi, vi dico già che non si giocherà in estate, ma si giocherà a Natale. Sì, la Coppa d'Africa 2025 si giocherà dal 21 dicembre 2024 al 18 gennaio 2025 e indovinate un po', durante questo arco temporale si giocherà la Serie A e la Champions League. Ora, Champions League non ci interessa perché non la giochiamo, però tu dal 21 dicembre al 18 gennaio in pieno campionato perderai Osimhen se resta e Anguissa. E io qui dico sempre la stessa cosa, è mai possibile che sta competizione non si riesce a giocare in un periodo dell'anno dove non ci sono i campionati? Cioè, ho letto sull'articolo di Calcio e Finanza che ci sarebbe anche la possibilità da parte dei club di bloccare la partenza dei giocatori che vanno in Coppa d'Africa, ma secondo me questa cosa è anche sbagliata, cioè. Un Osimhen per esempio, forse Osimhen è un esempio sbagliato perché è successo pure il casino nazionale, per esempio Anguissa no, Anguissa se vuole andare a giocare la Coppa d'Africa per il Camerun, tu perché glielo devi vietare? Cioè, non è questa secondo me la soluzione giusta, la soluzione per me è farla giocare, cioè, per me sono due le soluzioni, una che però non credo sia molto applicabile, cioè
La Coppa d'Africa è deciso che si gioca dal 21 dicembre al 18 gennaio. Perfetto. Allora, durante questo periodo i campionati non si giocano. Però questa è una scelta troppo, secondo me, troppo difficile da applicare. La seconda è che tu la Coppa d'Africa devi giocare in un momento dell'anno dove non si giocano i campionati, cioè come fa l'Europeo. Lo giochi a luglio, lo giochi tra la metà di giugno e la metà di luglio, lo giochi in un periodo dell'anno dove non si giocano i campionati. E la stessa cosa anche, ragazzi, la Coppa d'Asia, perché pure la Coppa d'Asia si gioca in un periodo dove si giocano i campionati. L'anno scorso la Lazio ha perso Kamada a gennaio, così. Quindi queste competizioni non vanno giocate durante i campionati, perché tu vai a falsare il campionato di quella squadra durante quel periodo. Cioè, se io per un mese gioco senza Osimhen e Anguissa, mi stai creando un danno. Poi è ovvio, il Napoli si deve tutelare, quindi deve, diciamo, se sa che c'è questa competizione a dicembre, deve agire di conseguenza, quindi ti prendi una riserva che in quel periodo dell'anno dovrà essere pronta per sostituire Osimhen, e lo stesso per Anguissa. Anguissa, diciamo che ce l'hai già la riserva, potrebbe essere un Folorunshò, per esempio. Però tu, club, ti devi muovere prima e devi quindi programmare un eventuale sostituto del titolare in quel periodo dell'anno. Però in generale non si dovrebbe proprio creare questo problema. Cioè, la Coppa d'Africa, le competizioni internazionali vanno giocate in un periodo dove non si giocano i campionati. Io questo lo dico, lo penso da tempo, però ogni volta, è un danno, è un danno. Ma non solo per il Napoli, io parlo a livello generale. Io mo sto parlando del Napoli perché sul canale parlo del Napoli, ma è un problema che va a colpire tanti club oltre al Napoli, anche in Serie A. Vi ripeto, sempre la Coppa d'Asia, Kamada, la Lazio l'ha perso. Quindi questo è quanto. Quindi durante il periodo natalizio non avremo Anguissa e non avremo Osimhen se resta a Napoli. Quindi, detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like, mi raccomando, per il video, se vi è piaciuto. Lasciate anche il dislike se non siete d'accordo con me, cioè non dovete essere per forza d'accordo con me. Io dico il mio parere, voi dite il vostro nei commenti, sempre ovviamente con rispetto e con educazione, perché io, ragazzi, i commenti che partono subito a zero, che vogliono insultare, io li cancello una volta, la seconda, la terza, banno. Ecco, io così, diciamo, le regole sono ferree su questo canale, esistono apposta. Quindi, detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di sabato, vi auguro una buona domenica. Io credo che domani non caricherò video perché almeno la domenica vi lascio in pace e basta. Quindi, forza Napoli sempre. Buon weekend e noi ci riaggiorniamo a lunedì. Ciao!